Ma è arrivato, qui diciamo tarda un po' ancora, ma insomma è arrivata una dose di ottimismo, no? E noi diciamo, presentando queste previsioni, che è il momento di rimboccarsi le maniche, collegando un po' quella che è la partita di queste settimane, di questi mesi, del completamento della vaccinazione, a quello che deve essere l'impegno per il rilancio dell'economia. Bisogna evitare di ritirare troppo presto le misure di sostegno all'economia, ma bisogna soprattutto cogliere la sfida del grande piano di ripresa e dei fondi europei che arriveranno in maniera molto consistente per l'Italia. E la sfida principale che avremo nei prossimi mesi sarà la sfida di mettere questi programmi, queste riforme, questi investimenti in attuazione. Se ci riusciamo, io credo che abbiamo un'occasione irripetibile per uscire da questa lunga bassa crescita, perché noi qui facciamo previsioni con orizzonte 2022, ma non basta tornare ai livelli in cui eravamo fino al 2019. Quindi bisognerà che questo 4-4,5 di crescita che prevediamo per il 21 e il 22 lasci un seguito di una crescita più alta degli scorsi decenni, anche dal 2023 in poi, e che questo seguito sia anche un seguito di una crescita di qualità. È possibile, le risorse ci sono, ma certo l'impegno amministrativo, politico, dell'intera classe dirigente del paese, del mondo del lavoro, è fondamentale per rendere questi impegni praticabili.